Come di consueto, un De Laurentiis scatenato quando si espone alla stampa e al pubblico. Durante un convegno con il Financial Times ha avuto modo di toccare diversi argomenti, partendo dal tema calcio e di come questo calcio sia malato. Ma no, il calcio è malato soprattutto perché l'economia del calcio è malata. Cioè si iscrivono ai campionati club che non hanno la capacità economica di poter competere. Allora vuol dire che le competizioni non portano a casa sufficienti proventi. Allora, quando per esempio la UEFA dice adesso io in Champions vi darò 2 miliardi e 400 e rotti milioni, in Europa League vi darò più di 500 milioni, in Conference League vi darò 238 milioni. Ho capito, ma se poi tutti quanti sono pieni di debiti, vuol dire che questi soldi non bastano. Il presidente ha avuto modo poi di toccare anche l'argomento riguardante Victor Osimhen. L'attaccante ormai andrà via alla conclusione della stagione, ma ha affermato come la clausola è molto alta e quindi unicamente i top club europei potranno permettersi l'attaccante. Ma se si parla di grandi calciatori, svela anche un retroscena, questo riguardante Haaland, attaccante del Manchester City, ora miglior attaccante nel mondo, ma che poteva vestire l'azzurro qualche anno fa. Ricordo il povero Mino Raiola, eravamo amici, quando io scoprì Haaland, che per me era un grandissimo giocatore, i miei tutti preoccupati perché non era ancora il giocatore che dava le certezze che dà. Haaland al Salisburgo? Haaland al Salisburgo, io lo volevo comprare per 50 milioni e Mino Raiola mi portò in un mio salotto e mi disse: senti, di là non le dire queste cose, noi siamo amici. Per Haaland ho già provveduto io, non ti preoccupare, non ti mettere in mezzo, ti prego. Dico, vabbè Mino, facciamo così, abbiamo fatto finta di parlare.